iniziamo con l'intervento di Francesco, compromessi e non soluzioni. Benvenuto Francesco. Grazie. Buonasera, sono Francesco Fullone. Se il telecomando va, cose che non sta facendo. No, niente, facciamo così. Guardate, ma sono passato a Windows perché un bravo commerciale deve muoversi con Windows. E... ok. Perfetto. Sono Francesco Fullone, su internet Fullo ormai da qualche anno, faccio cose, vedo gente, presidente dell'Associazione degli Sviluppatori PHP, CEO di Ideato, founder di Make Me Up, che è una società che è un brand di Ideato che si occupa di mobile, organizzo conferenze e da qualche anno ho iniziato a fare questo bellissimo lavoro del commerciale. Una piccola premessa. La premessa è, il talk è del tipo funziona per me, quindi non vi aspettate soluzioni definitive, non vi aspettate grandi idee o soluzione per trovare la pace nel mondo e così via. È basato sulla mia esperienza, sull'esperienza di Ideato, su anche un po' di esperienza pregressa di Ideato e cerca di spiegare come siamo arrivati a determinate scelte. Per capire come siamo arrivati a determinate scelte, vi dico innanzitutto chi siamo. Ideato nasce quasi 5 anni fa dall'unione di 3 liberi professionisti che già avevano collaborato tra loro, che con la sana arte dell'arrangiarsi, che oggi tutti chiamano Lean, cioè eliminiamo gli sprechi e cose del genere, hanno deciso di coprire loro stessi più figure professionali all'interno dell'azienda per ridurre i costi di gestione, essere più flessibili e poter crescere, tra virgolette, più velocemente, soprattutto poter assorbire e iniziare nuovi lavori senza strutturarsi eccessivamente all'inizio. Uno dei liberi professionisti era un sysadmin, più o meno la frase che disse te. Sono log, se capisco send mail, leggere i log della banca dovrebbe essere più o meno la stessa cosa, e quindi iniziò a fare tutto il lavoro di CFO, quindi responsabile della finanza, dell'azienda, human resource, e in mezzo ovviamente continuò a fare tutta la parte di sysadmin, web op e così via. La seconda persona era uno sviluppatore, già addentro al mondo dell'agile, che oltre a fare il CTO aiutò e fece crescere gli sviluppatori di Ideato facendo un po' di coaching, poi sostituito in questa funzione da Jacopo, lavorando come product owner di quei progetti acquisiti da clienti che product owner reale non avevano. Infine la mia persona, io ero un consulente sviluppatore, avevo lavorato all'interno di un'azienda come responsabile del CED, quindi avevo esperienza a trattare con fornitori, avevo esperienza a trattare con clienti. Quello che decisi di fare fu, a parte il CEO perché tanto faceva moda, occuparmi di tutto il reparto di vendite e di marketing. Quello di cui parliamo oggi è appunto come ho iniziato a lavorare come commerciale. Allora, la prima cosa che ho iniziato a fare non è stato studiare, perché ho detto, tanto i commerciali sanno far tutti, trovo, parlo e in qualche modo risolvo. Ho applicato quindi un bellissimo metodo Zen che è aspetta sulla riva del fiume, prima o poi il cliente passa. Aspettare soltanto non funzionava benissimo, quindi ho iniziato a fare quello che già facevo come libero professionista. Conferenze, eventi, come qua, presentarmi, far capire chi sono, bullarmi un attimino di quel che faccio e acquistare i primi clienti. La cosa iniziò a funzionare. Ideato in meno di un anno, da 3
persone, iniziò ad assumere per arrivare a 6 persone e prendere una serie di clienti, i quali però iniziarono tutti a lamentarsi: non ci stai vendendo niente, cioè va bene, ci hai risolto i problemi, va bene, quello che ci hai fatto funziona e funziona bene, però non ci vuoi bene, non ci chiami, non ci dici c'è questa nuova cosa, perché non la fai anche tu. Quindi quello che mi veniva detto dai clienti era tendenzialmente: non sei un bravo commerciale. Vabbè, accetto la critica, giustissima, inizio a studiare. Passo 2, cioè prima faccio, poi studio, e inizio da più o meno ad affilare quelli che sono gli strumenti del mestiere. Studiando libri bellissimi, non è vero, di argomenti come PNL, gestire il cliente e così via, praticamente esce fuori che è un bravo commerciale, un incrocio tra sberla delle team, che arriva col suo savoir-faire ed è amato da tutti, e Stand in Monkey Island, che muovendo le mani, e fortunatamente questo mi funziona bene, cioè non riesco a star fermo, riesce a catturare l'attenzione delle persone e quindi a entrare nelle grazie. Tante tecniche, la maggior parte delle quali mi dava qualche problema subito da digerire. Soprattutto perché le ottime tecniche dell'ottimo venditore non sono veramente etiche. Quindi decido di fare un passo indietro e di diventare un bravo venditore, non un eccellente venditore, limitandomi a quelle che sono le attività, a mio parere, indispensabili, tra cui quelle di continuare a consigliare nel migliore dei modi il cliente, ma anche di comprendere il dominio applicativo dei clienti in modo da poterci lavorare in maniera più sensata. Purtroppo mi scontro con una amara realtà. Cosa sono i clienti? I clienti sono quelle bestie rare, purtroppo non tanto rare per tutti, che spesso non hanno competenza nel loro dominio applicativo, perché non sono i fruitori ultimi del prodotto che vogliono far realizzare, non hanno voglia di fare product owner e di partecipare al un sano modo di lavorare, e in alcuni casi sono buoni clienti, ma hanno una serie di vicissitudini che gli impedisce di lavorare in maniera attiva o proattiva nel loro stesso lavoro. Quindi vanno tendenzialmente capiti, aiutati, gestiti. Altro grosso problema è che i clienti si aspettano certezze. Nessuno di voi compra un biglietto del treno che forse arriverà. No, in realtà lo fate. Però nessuno compra una macchina che forse non funziona, ok? Il problema di proporre una metodologia agile, di un qualcosa che evolverà nel tempo, però non so dove evolverà di sicuro, è molto complesso da far recepire alle persone. E inoltre, l'altro problema è, ok, tutto è subito, è a poco ed economico, non funziona, dobbiamo lavorare insieme per capire dove andare a limare, dove andare a parare e come gestire un progetto. Un'altra cosa che ho imparato in questa fase di studio è tendenzialmente che bisogna rispondere velocemente, ma essere molto, 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 molto pazienti per avere una risposta. Questo significa che se io alla mia destra ho il cliente a cui faccio una domanda e alla mia sinistra ho il team di sviluppo che mi dice dobbiamo pianificare, dobbiamo pianificare, dobbiamo pianificare, devo fare da cuscinetto in modo da non stressare, tra virgolette, il cliente che sta nella sua tana o che sta mangiando come quando dai fastidio al cane, e dall'altra parte tranquillizzare il team di sviluppo che in qualche modo deve pianificare, cioè anche se si lavora a flusso, comunque all'interno del Kanban, sapere che una cosa va prima o dopo aiuta, un attimino aiuta. Poi
si può essere elastici nel gestire la cosa, però se sappiamo che c'è un cliente che ci blocca per un mese, risposte da altre persone vanno gestite nel migliore dei modi. Altro grossissimo problema dei clienti, della maggior parte dei clienti, è che vogliono un prodotto. Cioè, il discorso del tempo, costo e scope si ripercuote anche sul fatto che tutti sono abituati a comprare prodotti, vanno al supermercato, non chiedono un'iterazione di qualcosa, chiedono un pezzo di pane, chiedono un etto di prosciutto. Quindi si aspettano un prodotto, e si aspettano un prodotto bene o male in tutto quello che fanno nella loro vita. E quindi anche se sei un'azienda di servizi, loro si aspettano il servizio come un prodotto. Questo si converte, purtroppo per noi tutti, in la persona, lo sviluppatore, come prodotto da piazzare all'interno dell'azienda, del cliente. Controproducente, per chi vuol fare del sano lavoro, controproducente per il cliente stesso, perché alla fine si porta in casa tendenzialmente uno sviluppatore pagato, ma che non punta al top per dare valore al cliente stesso, ma a tenere sana la sua posizione. E scomodo a livello di contrattualistica, a livello di gestione per tutti quanti. È difficile riuscire a giostrarsi in questa situazione. Ancora prima di riuscire a acquisire un cliente, gli scogli che bisogna affrontare sono tantissimi. La maggior parte di questi scogli nasce proprio da una mancanza di, non di competenza pura, ma di informazione verso quelle che sono le problematiche che un'azienda di sviluppo software ha, e di conseguenza un cliente che non sviluppa software per lavoro non riuscirà mai a comprendere a fondo. Decido quindi di iniziare a trasformarmi nell'MVP della mia azienda. Quindi, io, portatore sano dei valori di ideato, vado dal cliente, gli spiego, se gli capisce alla prima botta, evviva, se non li capisce, ripeto, cambio le parole, gli spiego, fino ad arrivare al livello molto ciao. Una sorta di Lean Manufacturing applicato però al processo, anzi al venditore, cioè cambio l'approccio con la persona in base a quelli che sono gli input che l'utente sta dando all'applicazione, me. Lean Manufacturing, perfetto, sono io, sono un MVP. Di conseguenza si arriva al problema di non poter offrire soluzioni. È impossibile offrire una soluzione in questo modo. Bisogna lavorare per compromessi. Il tuo compromesso cos'è? Il budget? Capiamo come gestirlo. Il tuo compromesso qual è? Il tempo? Capiamo come gestirlo. Diventa quindi una continua contrattazione con il cliente, ma non solo. Diventa una contrattazione anche verso il team di sviluppo. Innanzitutto perché il cliente va aiutato a capire quali sono i veri risultati che vuole ottenere. Non vuole l'applicazione perché è figa, ok, molti lo vogliono. Però qualcuno non vuole l'applicazione perché è figa, vuole l'applicazione per neanche risolvere un problema, ottenere un vantaggio. Perché la risoluzione del problema è soltanto lo strumento fine ad ottenere un vantaggio. Non tutte le persone sono consce di quali sono i vantaggi che effettivamente vogliono ottenere. Di conseguenza, la parte del lavoro che ho iniziato a fare è quella di aiutare direttamente i clienti in una fase di trattativa pre-contratto. Cioè, in questo talk non parlo di contratti, perché
ne è già stato parlato abbastanza. È tutto quello che viene prima, nei 4-5 giorni prima ad arrivare al contratto. Una trattativa per contratto in cui innanzitutto capisco se il cliente va bene per la mia azienda. Potrebbe non andare bene. Potrebbe andare bene per un'azienda mia partner, che fa cose leggermente diverse dalle mie, o che fa le stesse cose mie, ma in un altro ambito. Quindi perché forzare la mia azienda a lavorare in questo modo? Piuttosto avvantaggiamo la rete di partner. Allo stesso modo, far capire al cliente nel modo migliore quali sono le metodologie di lavoro e capire io stesso dal cliente qual è il linguo con cui mi parla, quindi la comprensione del suo dominio applicativo, mi permette di aiutare il team di sviluppo a parlare la stessa lingua con il cliente, quindi a collaborare in maniera efficace, eliminando quel spreco di mancata comunicazione, oppure di comunicazione ma non efficace. Inoltre, altra cosa che si fa è evitare l'imprinting sul cliente. Normalmente, non so quanti di voi ce l'hanno, in realtà tutti informatici, giusto? Quanti di voi, quanti genitori vi dicono, tu che sei informatico, ho Office che mi dà un problema, ok? È una forma di imprinting malata perché c'è un'associazione 1-1, Office Computer, figlio che lavora con i computer, Office, ok? Se io mi presento, se io presento subito al cliente uno sviluppatore, uno, non il team, senza capire cosa vuole effettivamente il cliente, quali sono i risultati che vuole ottenere e senza comunicarli in maniera effettiva, lui vedrà sempre me come interfaccia di discussione e quindi, tra virgolette, mi farà diventare un filtro in tutta la catena di comunicazione, perché sono io l'unico che può parlare il suo gergo. E vedrà il tecnico come quello che gli deve fissare le cose, quando in realtà il mio lavoro è quello di facilitare la discussione tra le due persone e di fare un passo indietro nel momento in cui il team di lavoro è pronto a lavorare. Posso rientrare o meno nel team di lavoro, è vero, ma anche con altri ruoli. Eliminare questa forma di forte imprinting e soprattutto far capire bene che non ci sei solo tu a dettare la strada, permette al cliente anche di capire, dopo che ha assimilato qual è lo scopo che vuole raggiungere, permette anche al cliente di gestire una strategia un attimino più efficace e di recepire meglio tutta la metodologia dietro, che è stata anche spiegata precedentemente usata in strategy, per avere un prodotto che funziona. Quindi l'arrivare al fatidico sì sul iniziamo a lavorare è tendenzialmente un lavoro euristico. Provo, riprovo, modifico, cambio i toni, capisco quello che è necessario alla persona e proprio perché la capisco magari la studio prima di riparlarci. Non posso applicare una metodologia unica, non esiste la metodologia unica. Stiamo parlando con persone, le persone sono tendenzialmente folli, tutti, cioè io per primo mi ci metto nella categoria, perché spesso motivate più da ragionamenti di pancia che da ragionamenti di testa. Ah, lo devo avere assolutamente perché è bellissimo. È bellissimo, non è un concetto che ti serve per cui lo devi avere. Di nuovo, non sei un vero venditore. Non sei un vero venditore perché stai facendo anche, tra virgolette, un lavoro di preconsulenza al tuo cliente. Non solo. Gli stai vendendo, non dico un'analisi, perché un'analisi in un giorno, due giorni, non si fa, però gli stai dando del valore. Sì, è lo stesso approccio del valore della settimana di iterazione gratuita. È comunque, il commerciale è un costo per l'azienda,
è un costo che deve portare valore, ma è un costo, cioè se il commerciale non porta niente, rimane un costo, il mio costo personale cerca di portare in qualche modo del valore anche a clienti che non verranno magari presi direttamente, ma che parleranno di noi per il valore che gli abbiamo dato lavorando, semplicemente parlandoci. Può essere controproducente nel breve periodo, però nel medio-lungo periodo si trasforma in una sinergia dove lo stesso cliente, comprendendo le metodologie, comprendendo il modo di lavorare, entrando dentro al team di lavoro, se possibile, quando possibile, diventa un partner o viceversa, noi diventiamo un partner del cliente. Non il partner strategico che se lo molli sei in ginocchio, il partner che ti aiuta a lavorare nel migliore dei modi, anche il partner che ti indica le persone corrette da coinvolgere per fare altre attività. Il tutto cercando di creare una sorta di federazione di aziende sane, sane nel modo di lavorare di tutti, nei processi di lavoro di tutti, che possano in maniera trasparente, chiara, cristallina, senza il terrore di oh mio Dio, la concorrenza come farò, parlarsi, gestirsi, passarsi i lavori e, collaborare, tanto spazio ce n'è, quindi perché tenersi proprio orticello. La parte di contratti, ad hoc, è onoristica, quindi non c'ho il contratto, tendenzialmente ne abbiamo tre tipologie, soddisfatto, rimborsato, che chiamiamo start-to, time and material, e quelli a qualcosa fisso, fixed price, fixed scope, fixed time, e basta. Abbiamo 18 minuti per parlare. E li facciamo dopo la parte di analisi, in cui capiamo effettivamente se si può fare un contratto fixed. Cioè, quindi anche con un cliente nuovo fate i contratti fixed scope o fixed cost? Anche con, dipende dal cliente. Ci sono clienti che dicono, oh, io ho 3.000 euro, devo fare uno script di bash che mi scarica da un sito tutto il sito, vabbè. Fixed scope, fixed price, siamo a posto. In questa risposta a Matteo, legavi la possibilità di fare contratti di questo tipo a nuovi clienti in virtù del fatto che è piccolo, è piccolo l'effort che viene posto. Cioè, sì, fixed scope, sì, fixed price, ma se non lo script bash esatto. Si aggira sui 90.000, forse no. Okay. Forse discutiamoci, non è il contratto che ti serve. Possiamo fare pausa al caffè prima, oppure può venire Luconi e parliamo anche dei suoi contratti. Vai. No, a parte... sono due aspetti che fra l'altro sono emersi altre volte in questa giornata e che mi lasciano un attimo. Da un lato questo partnership col cliente che è fantastica, ma è una cosa che riesci sempre a ottenere? No. Perché io trovo atteggiamenti al limite della malafede spesso, cioè allora, siamo controparti, sì, tu stai cercando di spendarmi il più possibile, io sto cercando di darti il meno possibile. Bravissimo, la malafede da parte dei clienti c'è sempre. No, sempre, ho detto che capita. Un 80% delle volte. Non facciamo del razzismo pregiudiziale, via. 85% delle volte, okay. Salgo, cioè contratto al contrario. Tendenzialmente c'è della malafede da parte del cliente, qui c'è la fregatura, perché... Cioè, Quelli che capiscono e che magari sono con clienti sani, capiscono che dopo il lavoro che ho fatto
c'è comunque, non c'è proprio della malafede, perché altrimenti li avrei mandati, anche perché ho un carattere che non è proprio tranquillo. E dall'altra parte ci sono altri clienti che dicono no, io voglio lavorare con questo contratto, se il cliente lo riteniamo valido, e valido significa, attenzione, da un punto di vista economico, potrebbe essere valido solo dal punto di vista economico, fate il lavoro, abbandonate il cliente, alta marginalità, perché no? Da un punto di vista di immagine, perché noi non investiamo in pubblicità, quindi come facciamo pubblicità? Con dei progetti che magari hanno bassa marginalità, ma alta visibilità, se può fare. E da un punto di vista di continuità del lavoro. I clienti che ci piacciono di più sono quelli che dicono noi non cerchiamo un fornitore, cerchiamo un partner, dove spesso non sanno qual è la differenza tra fornitore e partner, però ci arrivano dopo un po'. È lì il succo. Poi si posso ancora... Certo. Angariarti. No, il discorso è una cosa che è emersa anche nello speech di Provaglio stamattina, della creazione di questo network di aziende virtuose che si aiutano l'un l'altro, si scambiano gli sviluppatori. Cioè, questa è una cosa in cui io credo veramente, nel senso che ritengo che se c'è più acqua nella vasca o nel fiume, tutti i pesci ne traggono giovamento. Però mi sembra che in Italia ci sia più un clima da Palio di Siena, cioè dove il tuo obiettivo non è vincere ma far perdere il tuo nemico. E volevo... ma è un problema, cioè voglio dire... Assolutamente. È un problema degli altri. No, solo... È un problema degli altri, nel senso... No, sto chiedendo se tu sei arroganti, effettivamente... tanto che abbiamo fatto un contratto che è quello di Start2 che dice 5 giorni tu stai zitto, lavoriamo noi, e siamo altrettanto arroganti da proporre un modo di lavorare del genere. Poi funziona, non funziona... L'anno prossimo a Better Software magari dico, oh ragazzi, gran cagata, scusate. Questo è il mio CV. Per ora sta funzionando. Cioè, comunque non è un processo che 2 mesi fa, ci siamo svegliati, facciamo così. Sono 5 anni che stiamo continuando ad affinare per arrivarci. Tengono dei risultati? Sì, ma... sì, sì. L'esempio è creare una federazione di aziende sane. Significa non che sono sane dal punto di vista solo amministrativo. Vabbè. Devono essere, cioè, possono essere fallimentari o non etiche, però soprattutto sono sane nel modo di lavorare. Se ci federiamo con qualche altra azienda che sviluppa software, lo sviluppo del software deve essere fatto test, assolutamente, continuous integration, assolutamente, perché il vero scopo di federarsi o di lavorare in una maniera di partnership è quello di dire, ragazzi, ho un'emergenza, non posso lavorare, non posso gestire il cliente, chi di voi mi può aiutare? E so che immediatamente quella persona, quell'azienda, lavoreranno come lavoro io, daranno la qualità del servizio che sto dando io, e quindi so che il cliente sarà soddisfatto. Cioè, avere dei clienti, tanti clienti soddisfatti, porterà altrettanti clienti interessati a lavorare con te. È già in atto. Cioè, qui ci sono già 3 aziende federate, una a Roma, quindi e stiamo continuando a portarle avanti. Poi, attenzione, non sto parlando di cartello. Ok. Non voglio parlare di cartello perché non c'entra niente. Innanzitutto perché non è che possiamo avere l'esclusiva di qualcosa e quindi decidiamo noi per tutti, è il cartello che decide. No. Stiamo parlando di trovare il modo di sfruttare le competenze di tutti per dare sempre il massimo valore e quindi lavorare bene, in maniera più sana. Poi se tutti lavorano bene, i tempi di sviluppo più o meno calano, i clienti magari vengono formati più velocemente e la prossima volta un cliente che ho avuto io e che poi passa loro sa già come si lavora e quindi sarà lo scoglio di fare un contratto con sarà molto più basso. È esattamente il contrario della politica bottegaia da Valle di Siena, nel senso proprio demolire queste torri, cercare di diventare attori grandi, se no il mercato rimane sempre
Ci dovrà sapere quante aziende, se stiamo parlando sempre di problemi di scadenza, evidentemente stiamo parlando sempre di eccesso di domanda su aziende che non ce la fanno a gestire tutte quante le richieste, giusto? Sì. Quindi vuol dire che lavoro c'è in eccesso. Quindi è inutile stare lì a raschiarlo. Gestiamolo bene, cioè scegliamolo magari. Vai. Ciao, una domanda. Nella tipologia di contratti di cui parlavi prima, cioè la percentuale di progetti che sono il primo progetto con il cliente e la percentuale di mantenimento. Noi abbiamo dei clienti che conosciamo ogni anno nuovi, però abbiamo tutti quelli di prima e fortunatamente restano con noi che dobbiamo continuare a mantenere. In questo caso che tipo di contratti usate voi per mantenere? Per il mantenimento quasi tutti stiamo... Fa evolvere. Quasi tutto il mantenimento lo stiamo passando time and material. Beh, è la cosa più semplice per tutti da gestire, la meno complicata, e, o comunque se è mantenimento un rapporto di fiducia reciproca c'è, quindi il time and material entra anche facilmente. Sui nuovi progetti, boh, dipende. Cioè, il boh dipende dalla soluzione definitiva, cioè io lo uso sempre. Una cosa, appunto, questo tipo di approach però non rischia di far, diciamo, valere meno, cioè dare meno valore a quello che uno fa, perché tendenzialmente... Siamo un'azienda di servizi, le aziende di servizi non scalano, punto, cioè c'è poca discussione. Qual è il modo di far scalare un'azienda di servizi? È il passive incoming, che significa che se io nel contratto lavoro bene col cliente e gli dico se tu hai un aumento di fatturato mi passi una percentuale, oppure se tu hai un se vuoi uno sconto particolare mi dai un fisso di quote del revenue per X anni. È sanissimo come modo di lavorare, sprona entrambi a lavorare al meglio e permette a un'azienda di servizi che non scala, perché un'azienda di servizi è fatta sulle persone, non sulla possibile replicazione del prodotto, siamo nel mediocre, stiamo più totale, permette a un'azienda di servizi di scalare. Poi, culo, stiamo lavorando per una startup a cui abbiamo fatto lo scontone in cambio di quote, la startup esplode, in senso positivo, siamo entrati nell'estremista. Perfetto, fine. Yes. Una cosa che non ho capito è se lo fate di mandare gli sviluppatori dal cliente oppure no. Sì e no, nel senso, è importante ad un certo punto del processo essere nel dominio del lavoro, ma noi non mandiamo 6 mesi la persona in, cioè si parla di una settimana quando è troppo, 2-3 giorni gestibili, 2-3 giorni all'anno. Okay? Ci sono dei casi in cui il progetto è particolarmente complesso e le persone da far parlare sono talmente tanto, i domini sono talmente complicati che fare tutto in telelavoro non funziona veramente bene. Quindi in quel caso ci si trova, si fa uno sprint, si lavora insieme, passaggio di competenze, passaggio di conoscenze e poi tutti da capo a lavorare ognuno nella sua casetta. Però non facciamo un merrenting quello classico di cui non voglio fare nomi, che ti piazzano la persona lì. No. Capito, grazie. Faccio pubblicità intanto, faccio il commerciale. Ben fatta. Sì, si chiama Pollice. Faccio una domanda anch'io borderline rispetto al topic di oggi, però penso subentri un po' con ciò che chiedeva Matteo e con quello che dicevi anche tu. Tu dialoghi a livello strategico con il tuo cliente innanzitutto. Lui ti parlerà dei suoi business goals, poi si lavora, gli sviluppatori lavorano a stretto contatto talvolta con il livello paritetico dal cliente, okay? E questi tendono a fare il giochino, scusa, fixami questo, fixami quell'altro con gli sviluppatori. Ok, questo si può affrontare perché si chiama in gioco il project manager, si risolve. Un'altra cosa che è capitata a noi invece è l'opposto, ovvero c'è agreement su funzionalità nuove, opportune, verificate con gli utenti sul campo da sviluppare, a quel punto è da girare il messaggio all'azienda, perché il loro, diciamo, reparto tecnico non sarebbe in grado di motivare questo tipo di modifiche. E tu
intervieni a questo punto col tuo peer strategico? Qual è il tuo approccio? Allora, il mio approccio è tendenzialmente lazy, nel senso, se c'è la necessità, se il team dietro mi dice parlaci, sì, c'è da parlarci, ci parlo, però tendo a non spingere troppo. Per il discorso di prima, molti clienti, allora, un po' hanno il terrore di essere scalzati dal loro ruolo. Okay. Il product owner classico è la persona buttata lì dall'azienda per fare un progetto di cui all'azienda non ne può fregare di meno, ma è figo, e che ha paura nel momento in cui qualcuno gli suggerisce qualcosa da fare, più bello, più interessante, più intelligente di quello che dice lui, di essere sbattuto fuori. In quel caso lì magari il cliente potrebbe essere anche allontanato, perché no? Se invece il cliente è considerato sano, parlarci e proporre aiuta sicuramente, ma non è un vendere. Attenzione, non si va lì per dire guarda questa feature costa 1.000 euro, ta, guarda che bello. Diventa più un strategicamente vai bene? Cioè non è che facendo anche questa attività qui potresti migliorare il tuo lavoro? Questa è la parte più complessa di tutto il flusso, perché oggi abbiamo un tot clienti e affrontare questa complessità da solo sta diventando un collo di bottiglia su di me. Sì, ti capisco. L'anno prossimo capiremo se l'ho risolto o se sono impazzito. La seconda. Domande? C'è una FIA altissima, abbiamo dei loghi fighissimi, e ti mandiamo gli adesivi a casa direttamente da mettere sulla vetrofania. E la tuta. No, nel senso, non puoi, cioè, non... sai, la famosa diatriba in Italia, le aziende sono troppo piccole, non scalano, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, quella cosa lì è proprio un'opinione tua, è una cosa che poi in qualche modo poi le cose si uniscono o restano comunque tante piccole entità? Tante piccole entità, perché funziona comunque? Spera, poi e vediamo. Per prendere... ora sta funzionando. No, aspetta, cioè nel senso, e in prospettiva, cioè se, così significa che non prendiamo progetti all'estero, così significa che non... Chi ha detto che non prendiamo progetti all'estero? Non viene la General Motors da ideato a dirti facciamo questo, se la massa critica di persone che stanno lì dentro sarebbe in grado di prendere in mano un progetto da General Motors, è venuta incredibilmente il caso automotive, fa proprio al caso nostro, esatto, cioè proprio il caso in cui siamo già stati, sì, cioè lavoriamo per Jeep. E con Jeep c'è ideato capocommessa e sta lavorando con X-Strategy perché da soli eravamo un'azienda troppo piccola per gestire il progetto. Ma non è che, attenzione, abbiamo preso le persone di strategy a casa nostra. No, il processo è trasparente. Noi facciamo il back-end, un po' di front-end, ne parliamo insieme, ogni tanto qualcuno di noi va da loro, ancora loro non sono venuti da noi. No, infatti. Pigri. Però, perché non lavorare così, se è un modo di lavorare sano? Poi, il problema del tante aziende piccole non possiamo prendere progetti grossi, fare una federazione proprio ti permette di fare questo. Cioè, lo diceva anche prima Nusco, se non mi sbaglio, sul fatto che se io ho bisogno di uno sviluppatore in più, perché non me lo posso, anzi, se io ho bisogno di un frontendista, perché non posso barattarlo con uno sviluppatore di back-end dalla mia azienda partner? Perché? Esatto. Tesseramento, ci vuole il tesseramento. Adesso facciamo le schedine, prezzo fee altissima. E un'altra cosa che stavo notando, forse indotta dal clima di crisi, tra virgolette, come tu dicevi, no? Jeep, anzi tu citavi GM, perché dovrebbe andare da ideato? No? Andiamo su qualcuno di grande, tra virgolette, che era l'approccio, diciamo, tipico. Una cosa che mi pare, anche volto dalla crisi, si tende ad abbandonare un po' l'approccio, andiamo dal sicuro, standard, quello lì, ma cioè, sicuro sulla carta. E vedo che in molti casi aziende anche grandi si stanno affidando a aziende piccole ma che hanno dimostrato una certa competenza. Qualità, attraverso conferenze, interventi, cose del genere. Quindi cioè, quello che vedo anche per la mia esperienza è, secondo me si può, cioè è il momento anche buono per questo tipo di cambiamenti. Esatto.
Cioè... sì, sì, cioè, ma anche quelle sono capitate. Cioè... Il ragionamento è nato anche dal discorso di ci siamo stancati di essere l'ultima ruota del carro. Cioè... Nella catena di lo fa X, che passa Y, che passa Z, che passa K, che arriva di indietro, basta, no? Esatto, cioè dopo, non tolgo, vabbè, brevemente, non voglio... noi abbiamo rifiutato il subappalto ora, proprio perché quando in una situazione ci siamo trovati a dover fare il preventivo al nostro appaltante, ok, capitato. Dopo qualche giorno ci arriva una richiesta di preventivo... Dal cliente, dall'azienda, diciamo, grande, dall'azienda, esatto, come te. E lì, cioè, c'è un conflitto di interessi, abbiamo capito che qualcosa doveva cambiare. Altre domande? Ma zero, avete tipo 20 secondi? Faccio finta di niente, ok. Siamo a 5. La nostra azienda è piccolina e ha preso l'appalto dalla banca più grande d'Italia perché ci eravamo conquistati la fiducia del cliente facendo un lavoretto bene prima. Esatto. Non si l'hanno parla data di competenza. Alla grande... Le grandi aziende hanno poca competenza. Perché? Perché sono pachidermiche, fanno fatica a cambiare i propri processi di lavoro, fanno fatica ad aggiornarsi e quindi puntano a trovare esperti di nicchia e di settore e a portarseli in casa. Ma poi comunque fa comodo a tutti, qualunque grande banca non avrà mai un manager che non vede l'ora di pagare di più lo stesso lavoro, perché c'è comunque un problema prestazionale interno, no? Nel senso, se io sono un manager che porta dentro lo stesso know-how a un prezzo anche solo leggermente più basso, perché ci sono meno markup per il subappalto e la catena, bisogna considerare quel complesso motivazionale, non solo il nostro di fare lavori più belli o pagati di più, è proprio è quella la crepa in cui infili il piede di porco e poi sprac. Altro? La mia domanda è piuttosto pratica. Quante aziende ci sono che fanno parte di questa federazione? Quante sono? Abbiamo iniziato 3, 4, 2? Quando? Esatto, nella federazione interstellare di... Esatto, cioè qui... Allora, no, per ora siamo... Guarda se non è bello quello di X-Lad, guarda. Bello, no? È quello di Star Trek. Però siamo in 3.5. Vabbè, cioè, voglio dire, è già più di uno, perfetto. Quante navi avete? Lì stiamo lavorando. E... È su un libro spazio. Sì, veramente. Ok, questa è una domanda più interessante, non lo so. Però funziona come risposta. No, visto che stiamo discutendo, ma qua comincia. Chi decide cosa? Però lo stiamo facendo così, che è un modo abbastanza sano. Facciamo partire una collaborazione. Se funziona la collaborazione, e facciamo partire un'altra. Se funziona anche l'altra, continuiamo così. È finito. Ad un certo punto, basta. Altrimenti tesseramento, pagare tanto, è quello di un altro modello di business, ragazzi. Certo, poi faremo anche la guida, la Bibbia e tutto il resto, però con calma, molta calma. Sì, dicevo che anche noi siamo una piccola azienda e noi collaboriamo senza nessun tipo di formalità nella logica di chiamare la federazione rete da anni con tante altre aziende come noi. E sicuramente il grande valore, a parte la questione del picco, che magari non riesce a gestire, più che altro le competenze. Noi siamo fortemente focalizzati sullo sviluppo, per la parte sistemistica ci facciamo dare una mano da altri. Perfetto. Le piccole aziende molto spesso non hanno le competenze per fare applicazioni web marketing, mille cose, e la rete ti dà grande ricchezza, grande ricchezza. Ma cioè, è una cosa che c'è da millenni, semplicemente nel piccolo del mondo web italiano ci sono tutte le invidie, perché lui ha fatto, basta. No, e poi...
E la cosa è che abbiamo visto che non c'è nessun tipo di formalismo ed è come con le persone. Tu vai a cena con un gruppo di persone, c'è feeling, ti viene naturale tornarci un'altra volta dopo. Se non scatta quella cosa, basta, amici. Bravissimo. Come prima, il progetto non si fa più, cioè quel progetto si finisce e la volta dopo si sceglierà un altro partner, ma senza nessun tipo di vincolo, contratto, niente, normale. Non è detto che il successo della collaborazione sia per forza conflitto? No, assolutamente, assolutamente. Chiaramente, cioè, anche il primo progetto che fai, devi chiaramente, insomma, il progetto deve essere comunque di successo per il cliente, perché altrimenti... Ma se nella, si affonda, nella si fase affonda iniziale, insieme, la trattativa, cioè, diventa anche con le nuove aziende da far collaborare, cioè diventa, certo, trattativa, certo, certo, tutto tondo, però è un lavoro da mediatore, punto. Cioè, non è più il commerciale, arrivo a casa. Abbiamo finito il tempo e quindi vi dico JSD e PHP Day e Kerning, la prima conferenza sulla tipografia. A posto, è finito. Grazie Francesco.